Intelligenza artificiale e altri scritti è un libro che si confronta, che affronta uno dei temi più attuali e più discussi, più problematici del nostro tempo e lo fa in maniera critica esaminando le varie interpretazioni e dandone quindi un riscontro anche puntuale. Ma diciamo così, la caratteristica di questo svolgimento del tema dell'intelligenza artificiale consiste nel libro di cui sto parlando, nel porlo in connessione con il lungo cammino della strumentazione umana, cioè con il tema fondamentale che già in altri libri era stato esaminato dall'autore, con il tema fondamentale della natura tecnica dell'essere umano. L'essere umano è tecnologico per essenza, è tecnologico per struttura, e tecnologico per destino. L'intelligenza artificiale, come dire, è l'ultima propaggine di questo lungo cammino storico e pone però, per la sua grande potenza indiscutibile, molti problemi di natura politica, morale, sociale, economica, eccetera. Ma il punto vero è che questo strumento, come tutti gli strumenti, intelligente non è e non può essere, è una astrazione il prenderlo a se stesso. Intelligente è l'uso che ne facciamo, è l'uso che facciamo degli strumenti, pensate, non so, all'energia atomica, l'uso che facciamo degli strumenti può essere benefico per l'umanità o malefico per altri aspetti di violenza, di sopraffazione, di, diciamo così, ingiustizia. Di tutti questi temi, di tutta questa lunga storia e vicenda, il libro si fa carico nei modi, io penso, più semplici, suggestivi, più diretti, ma anche più affascinanti.